Sabato 21 ottobre si svolge la 50ª edizione ad Acqui Terme del premio Acquistoria Grand Hotel Nuove Terme. Il programma della mattinata prevede alle 9:30 la colazione con l'autore, il Carcaffè delle Terme, poi alle 10 l'apertura allo stand il mercatino del libro di storia ai portici Corso Bani, alle 10:30 l'incontro dei vincitori con gli organi di informazione e studenti del pubblico nella sala Belle Époque del Grand Hotel Nuove Terme. Ma chi sono i vincitori di questa 50ª edizione del Premio Acquistoria 2017? Per la sezione storico-divulgativa abbiamo L'invenzione della natura, le avventure di Alexander von Humboldt, l'eroe perduto della scienza di Andrea Wulff. Per quanto riguarda invece la sezione storico-scientifica, Hubert Hires con Italia 1866, storia di una guerra perduta e vinta, edito per i tipi del Mulino. Nella sezione romanzo storico Roberto Roseano con L'Ardito di Tinera Progetti Editore, poi c'è il premio speciale Testimone del Tempo al giornalista e scrittore Massimo Fini e all'ex ministro dei lavori pubblici Nerio Nesi e al conduttore Rai Massimo Giletti. Infine il premio alla carriera a Domenico Fisichella, docente all'Università di Firenze, alla Sapienza Università di Roma, vicepresidente del Senato e ministro in passato dei beni culturali ed ambientali. Sabato, nella frazione Valle Giolitti, nel comune di Villa Miroglio, a partire dalle 20:30, i soci dell'Avis organizzano nella loro sede sociale un momento conviviale a base di pizza. Si tratta di un momento di raccolta fondi, un'analoga iniziativa si era tenuta lo scorso anno e aveva registrato un buon successo con oltre 80 partecipanti. Celebriamo di nuovo un'altra eccellenza del nostro territorio. Bene dicevi, è la 63ª volta organizzata in questo modo, perché la Fiera del Tartufo a Moncalvo risale agli inizi del Novecento, perché già all'inizio del Novecento si celebrava a fine novembre allora il Tartufo. Oggi lo facciamo nelle ultime due domeniche di ottobre per 63 anni consecutivi, così come è organizzato in questo momento. Avremo 150-160 espositori che presenteranno il meglio di loro, selezionati da una commissione particolare che seguirà appunto questo. Non vogliamo che diventi un mercato normale, ma diventi un qualcosa di importante e di interessante, perché deve fare da corona al Red Tartufo. Ecco, allora un invito per il 22 e il 29. Allora, il 22 il miglior tartufo riceverà il tartufo d'oro, così dato il miglior tartufo esposto sulla piazza, e al 29 verrà consegnato il miglior tartufo lo zappino d'argento. Domenica il mercato Pavia di Piazza Castello ospita dalle ore 9 alle 18 carte vinile. Si tratta di una manifestazione organizzata da MON sullo stile del mercatino dell'antiquariato, che si svolge la seconda domenica di ogni mese, sabato che la precede, dove libri, stampe, fotografie, manifesti, quadri ed anche dischi e strumenti musicali saranno i protagonisti. Sarà per gli appassionati un'occasione per completare le proprie collezioni. Sabato, alle ore 10:30, nella sala del Consiglio Comunale di Moncalvo, si terrà la presentazione di Monfrada Scrivi. È un evento realizzato dall'Associazione Guglielmo Caccia, la Pro Loco di Moncalvo e Gioventura Piemontesa, con il contributo del canzoniere Monferrino, che si terrà il 12 novembre prossimo per l'arco dell'intera giornata. Anche quest'anno l'Unione dei Comuni della Val Cerrina organizza per la stagione invernale 2017-2018 un piacevole soggiorno marino per anziani nella Riviera Ligure ad Alassio presso l'Hotel Eden per la durata di 2 settimane con partenza l'11 febbraio e rientro previsto il 25 febbraio del prossimo anno. Per consentire le prenotazioni in tempo utile all'hotel si pregano gli interessati di fare pervenire l'adesione presso il proprio comune di residenza oppure all'Unione dei Comuni della Val Cerrina nel comune di Cerrina Monferrato entro il 30 dicembre del 2017. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Odalengo Grande e presidente dell'Unione, Fabio Olivero.